Buongiorno a tutti, questa è un'intervista doppia tra un medico e un paziente che possono accomodarsi sul palco. Buongiorno, buongiorno a voi. Il vostro nome? Walter Ricciardi. Nino Frassica. Professione? Medico commissario dell'Istituto Superiore di Sanità. Malato, paziente, diciamo, ne però come attività artistica faccio la showgirl. Nato a? Napoli. Messina. Il vostro segno zodiacale? Ariete. Sagittario da parte di mamma. Le vostre misure? 1,73 e 83. 60, 90, 60. Nato il? 17 aprile 1959. 11-12-1936. Di cosa vi occupate? Sanità pubblica. Io faccio l'attore e in questi giorni, proprio stamattina, ho saputo che finalmente si rifà Don Matteo e c'è stata una riunione alla RAI, la RAI, Rai Fiction, la produzione, e sono riuniti per 3 giorni e per 3 notti consecutivamente perché dovevano dare il titolo alla nuova serie. E stamattina, dopo lunga riunione, hanno deciso Don Matteo 9, la nuova serie si chiamerà Don Matteo 10. Quali sono i vostri hobby? Lettura e buona musica. Hobby, io faccio collezione di un francobollo, ce n'ho uno solo, e poi faccio collezione di conchiglie. C'ho tantissime conchiglie, tante, tante, non so dove metterle, le lascio direttamente sulla spiaggia. Mi dite la vostra prima colazione? La prima colazione praticamente è spremuta di succo e ananas, non è quella dell'autostrada, l'ananas. No, l'ananas. Non si può fare. No, la colazione deve essere abbondante ed equilibrata. Caffè, spremuta d'arancio, cereali, eventualmente yogurt, perché deve preparare a una giornata lunga e faticosa e deve interrompere il digiuno della notte. Mi dite il vostro pasto abituale? Allora, io pasto abituale, io mangio i prodotti del contadino perché si è sicuri con i prodotti del contadino. No. Vabbè, poi mangio come dolci la piccola pasticceria, la mignotteria, e poi dopo finito il pranzo un caffè, una bella sigaretta che mi fa digerire, dove mi guarda. E poi bevo alcol, bevo rum, gin, cocktail, vermouth, cose che finiscono con la T, alcoliche, così mi rilasso. No. I cibi del contadino, allora bisogna mandare cibi controllati, va bene se i cibi del contadino sono controllati, perché altrimenti possono anche contenere pesticidi. I cibi che compriamo al supermercato sono soggetti a uno dei migliori controlli del mondo. Mai fumo, il fumo fa solo male, e bere va bene, un bicchiere di vino, ma un bicchiere di vino a pasto, massimo. Bicchiere di vino a pasto, allora io per un mese non lo bevo e poi una sera mi faccio, me lo bevo tutto in una volta. Sentite, avete mai fatto qualche dieta? Sì, io ho fatto una dieta a Milano, in un mese ho perso 3.000 euro. No, perché le diete fai da te fanno questo effetto, bisogna sempre fare le diete sotto controllo medico con i dietologi che fanno veramente dimagrire e soprattutto non fanno buttare i soldi. Sempre ragione lui. Vai. Avete fatto il vaccino? Io leggo sull'oroscopo se devo farlo o no, ma non lo faccio perché non voglio arricchire le industrie farmaceutiche, no. Eh sì, no. I vaccini sono la tecnologia più sicura e hanno salvato milioni di vite umane, soprattutto bambini. E poi guarda che è successo quest'anno, gli anziani non si sono vaccinati contro l'influenza, abbiamo avuto centinaia di morti in più, bisogna vaccinarsi. Sentite, ma quando state male cosa fate? Io quando sto male, per esempio mi fa male qua, vado su internet e scrivo mi fa male qua e aspetto la risposta su internet. Ma sì, perché su internet si trova di tutto, anche ciarlatani, anche imbroglioni. Invece quando si sta male bisogna chiamare il medico, che può consigliare le cose effettivamente che servono alla persona. Siete mai stati ricoverati in ospedale?
Io no, che esco, entro sano e esco malato, no. No, questo è veramente inaccettabile, questo è uno dei luoghi comuni più terribili. In Italia ogni anno vengono ricoverati più di 11 milioni di italiani, vengono curati bene, benissimo, dal personale di cui ha parlato il Ministro e soprattutto questo gratis, è l'unico paese al mondo che ha questi numeri senza far pagare i propri cittadini. Fate uso di droga? Sì, l'anduia. Diciamo se potrei, vabbè, potrei pure drogarmi perché tanto smetto quando voglio. No. A parte che l'anduia non è una droga, ma è una delle cose più buone che produce il nostro paese. E poi non è vero, quando uno comincia a drogarsi, ha dipendenza fisica, dipendenza psicologica e nella stragrande maggioranza dei casi non si riesce a smettere. Siete pronti? Perché adesso parliamo di sesso. A proposito, sesso? Maschile. Sesso? Che cosa dovrei dire? Maschile pure io, che posso dire? Ma avete mai fatto sesso? Io sì, non lo so lui. Ho due figlie, ho due figlie. Vabbè, figlie, le ha fatte sua moglie. Mater, padre, talismano. Come dicono io. Questo scientificamente è così, è vero. La posizione preferita per fare l'amore? Classica. La posizione preferita per fare l'amore? Classica. Ognuno in camera sua. Il posto più strano dove l'avete mai fatto? In macchina. Il posto più strano? Dove l'hai mai fatto? In macchina. Io in una cabina telefonica, mentre c'era uno che telefonava. Ma il sesso lo fate protetto? Io diciamo che quando non mi potevo permettere il preservativo usavo il cellophane, però diciamo che si può fare anche non protetto, perché ormai l'AIDS è stato battuto, è rimasto RDS perché è una radio, non c'entra niente, e diciamo poi io che l'amore, poi la mia lei usa la pillola, per cui io evito anche le infezioni. Ma no. Allora, l'AIDS non è sparito, anzi sta ritornando, proprio perché soprattutto i giovani non usano i metodi adatti come il preservativo. E poi la pillola non protegge contro le malattie infettive, tant'è vero che stanno aumentando. C'è un senso di falsa protezione, aumenta la gonorrea, la sifilide, quindi bisogna assolutamente fare sempre sesso protetto, soprattutto i giovani, soprattutto quando non si conoscono i partner. Avete mai avuto problemi di prestazione? Però oggi la scienza fornisce tutta una serie di strumenti che naturalmente vanno presi sotto controllo medico. La domanda qual è, dottore? Qual è la domanda? Avete mai avuto problemi di prestazioni? Sì, io una volta ho prestato 600 euro e non me l'ha più dato. Sentite, qual è stato il giorno più bello della vostra vita? Questa sera, questa mattina che ho imparato tutte queste cose, grazie al dottore, grazie. Grazie a voi. Grazie.